One Podcast. Chissà, a volte mi viene il sospetto che ci stiamo sbagliando. Forse gli allarmi sulla destra illiberale, su Meloni trasformata in una ducetta che ha in testa l'idea di instaurare in Italia un regime, se non dittatoriale, almeno autocratico, sono esagerati. Forse, chissà, vale anche oggi quello che Leo Longanesi disse alla vigilia della marcia su Roma, irridendo un certo fascismo alla matriciana, che almeno in quegli albori del 1922 non pareva ancora così tragicamente pericoloso e violento. O Roma o Orte, era il grido di battaglia satirico che quel grande inventore di slogan aveva pensato per certe camicie nere un po' comiche. O Roma o Orte, pare oggi lo slogan di Giorgia Meloni sulla madre di tutte le riforme, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. O la va o la spacca, aveva detto infatti la Premier al Festival dell'Economia di Trento, aggiungendo «non resterò a farmi logorare se la riforma non passa». Bene, sono trascorse solo 48 ore e la sorella d'Italia ha totalmente e radicalmente cambiato idea. Si è rimangiata tutto, la sfida alla Renzi non c'è più, o vinco o me ne vado. E negli studi Rai di In Mezz'ora ha annunciato esattamente l'opposto. Se il premierato non passa al referendum, chi se ne importa? Io non mi dimetto. Questo è il testuale pronunciato dal capo del governo. L'opposto esatto, appunto, di quello che aveva detto solo due giorni prima. Evidentemente Meloni ha capito che non tira aria buona per lei e per la sua amata riforma. E così mette le mani avanti e si incatena fin da ora alla poltrona, perché non si sa mai, ma così ancora una volta la tragedia degenera in farsa nel bel paese e allora è meglio ridere. Circo Massimo, lo spettacolo della politica di Massimo Giannini. Saluto tutti i bambini e le bambine, un saluto affettuoso ai bambini malati. Saluto le mamme, i babbi, le nonne, i nonni, tutti gli accompagnatori, saluto tutti i cardinali e tutte le persone importanti che sono qua, saluto il sindaco di Roma Gualtieri, il signor presidente del Consiglio Giorgia Meloni e saluto, quelli importanti li ho salutati tutti, no? Non manca nessuno, vero? C'è qualcun altro da salutare di importante qua in questa piazza? Come? No! No! Santità! Ma santità! Ma lei qui a portata di mano, a portata di cuore! Mi avrei voglia di venire lì a stringerla, proprio a baciarla, guardi! Sapete che fin quando ero piccolo, sapete che tutti chiedono ai bambini cosa vuoi fare da grande, no? E tutti dicono l'astronauta, il calciatore, il cantante. Io quando ero piccolo rispondevo, serio, il Papa! E tutti a ridere, ma si sbellicavano proprio da ridere, morivano da ridere. Allora, visto che ridevano così, decisi di fare il comico, no? Se invece di ridere si fossero inginocchiato, avrei fatto il Papa, sarebbe stato pericoloso, eh? Però mi piacerebbe veramente il Papa, ma fare il Papa, ma ve lo immaginate? Il Papa, ma è una cosa fin da piccolo veramente, quasi quasi deve essere un'emozione, quasi quasi santità, alle prossime elezioni mi presento anch'io, guardi, veramente. Quando ci sono le prossime elezioni? No, non dopo di lei, è insieme a lei, ci mettiamo insieme, facciamo, come si dice, facciamo il campo largo, eh? Guardi, mettiamo sulla scheda Jorge Mario Bergoglio, detto Francesco, vinciamo subito, è una bella idea, no? Una bellissima idea. Ma sì, ridiamoci sopra con il sorriso e il garbo che solo un gigante come Roberto Benigni ci può garantire in questi tempi di cupa odiocrazia. Il genio che ha inventato La vita è bella ci ha regalato un'altra perla delle sue. In piazza San Pietro, di fronte a 50.000 bambini e davanti a Papa Francesco, ha fatto sognare i piccoli e vergognare i grandi. Con l'ironia e il garbo di cui solo lui è capace, Benigni ha dato due lezioni politiche fantastiche, alla sinistra e alla destra. A Elly Schlein e a Giuseppe Conte ha spiegato quanto sarebbe facile allearsi se solo si mettessero da parte i personalismi e i particolarismi, se solo si riconoscessero i tanti valori comuni che possono unire quell'area politica, quella dei progressisti, in un campo largo, profondo, vasto, fiorente, chiamatelo come volete,
ma fatelo invece di continuare a litigare sul nulla. A Meloni invece ha spiegato quanto sono grottesche certe impuntature ideologiche. Per esempio il rifiuto ostinato di valorizzare il ruolo della donna, pretendendo di farsi chiamare signor presidente, come farebbe un maschio qualsiasi. E soprattutto le ha spiegato quanto sono pericolose le derive egocratiche, dove la leader sola al comando conta e decide per tutti e sta sopra a tutti gli altri governanti e governati, pretendendo di scrivere il suo nome sulla scheda elettorale e preparando così l'Italia ad una forma di capocrazia elettiva che butta alle ortiche la democrazia parlamentare. Certo, come dice il mitico Roberto, Jorge Mario Bergoglio, detto Francesco, vincerebbe sempre, mentre Meloni, detta Giorgia, chissà. Negli anni 70 i giovani che protestavano nelle piazze intonavano uno slogan: A-A-A, una risata vi seppellirà. Oggi, passati tanti anni, con Benigni abbiamo una speranza. A-A-A, una risata ci salverà. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini. Una produzione, One Podcast.